Ciao ragazzi, buongiorno genitori, buongiorno professori, io sono Stefano Lerda, ho 20 anni e oggi sono qui per parlarvi delle mie esperienze passate al Grandi Turistico in quegli anni delle superiori. Allora, io vi dico subito, partiamo con un passo in avanti, poi facciamo un passo indietro. Attualmente sto lavorando e sto continuando appunto il mio percorso in ambito turistico, sto lavorando in un tour operator che si occupa della provincia di Cuneo a fare pacchetti turistici e quindi ho proseguito, diciamo, questo percorso in ambito turistico perché la scuola mi ha fatto sì che mi innamorassi ancora di più di quell'ambito. Allora, durante i miei anni superiori ho fatto tantissime cose che in questi pochi minuti non riuscirò a dirvi tutte, ma voglio soffermarmi sulle tantissime esperienze che ho fatto. Sono andato a Istanbul con un viaggio di istruzione, sono andato a Cracovia, ad Auschwitz e a Mauthausen, ai campi di concentramento, anche lì come viaggio di istruzione, è stata l'esperienza credo più bella. Poi tra quarta e quinta superiore sono andato 2 mesi a Valencia e ringrazio ancora i professori Olci che mi hanno dato questa opportunità di andare a Valencia e scoprire una lingua nuova perché ai grandi si studia inglese, francese e tedesco e solamente dalla terza superiore si studia il tedesco. E poi dal triennio appunto ci saranno molteplici, saranno le materie caratterizzanti dell'indirizzo, tra cui economia aziendale che diventerà turistica con la terza superiore, ci sarà storia dell'arte, geografia turistica, diritto turistico e ci saranno tantissime materie improntate sul turismo, ma sono davvero belle. Ovvio, non bisogna prenderle sotto gamba, non bisogna lasciare accumulare il materiale di studio, ma bisogna studiare passo dopo passo il giusto, non bisogna studiare 4-5 ore al giorno, ma quelle 2 orette, 1 oretta e mezza bisogna farlo, sì. E l'ultima esperienza, quella più recente, dopo essermi diplomato, sono andato 3 mesi a Londra, ho lavorato e ho vinto questo master e sono andato appunto 3 mesi in Inghilterra. È stata un'esperienza sia a livello personale che a livello linguistico, super formativa, perché sono stato a contatto con la gente inglese 24 ore su 24, ho migliorato molto la lingua e sia a livello personale, perché comunque fidatevi, stare 3 mesi lontano da casa a 18 anni non è che sia tanto facile, però ce l'ho fatta grazie agli sforzi e anche grazie all'aiuto dei professori. Quindi mi raccomando, ragazzi, questa scuola è veramente bella, fate una scelta col cuore e non abbiate paura di sbagliare, perché assolutamente si sbaglia, l'importante e capire l'errore e andare avanti più forti di prima. Un grosso in bocca al lupo per la scelta, ma prima ancora per l'esame. Ciao ragazzi!